40 anni di Lunaio e da 20 anni l'autore è Cesare Dotti. Cesare Dotti è colui che si dedica praticamente da domani mattina, perché oggi lo presentate, al nuovo. Non so cominciato. Immaginavo, l'idea non ce la vuole anticipare, parliamo invece di questa edizione, dedicata ai proverbi. È la seconda edizione dedicata ai proverbi e completa l'argomento proverbi. Invece la seconda edizione con l'itinerario della Chiavari affacciata sulle acque, che però proseguirà anche negli anni prossimi, perché andiamo a pezzetti lungo questo itinerario. Mettiamo fieno in cantina? Sì, dobbiamo parlarne in questo modo perché ci sono tanti tratti di Chiavari, tante vecchie foto che non vengono mai utilizzate perché di per sé sono poco caratteristiche, ma sono entusiasmanti a metterle in fila proprio lungo un itinerario vero e proprio. Che parte ha il proverbio nella tradizione ligure? Con la tradizione del proverbio ligure è stata arrivata intatta fino ai nostri nonni e ai nostri genitori. Ormai lo stato della società è talmente cambiato che non è più riproponibile come un tempo. Basta dire che un contadino aveva senso che guardasse il tempo, che guardasse la natura, un operaio metalmeccanico alla catena di montaggio, no. È troppo cambiata la situazione sociale e noi li conserviamo perché sono un'illustrazione della vita di un tempo, della nostra lingua e delle nostre cose caratteristiche. Ci sono dei proverbi che riportano ancora le misure nel contesto del proverbio, le misure prima del sistema metrico decimale. Quindi sono una finestra affacciata sul passato, una miniera di nozioni e di parole che ormai vengono poco usate. Quindi a quando possiamo datare l'inizio di questo lavoro che ha fatto Dotti, cioè il primo proverbio a quanto risale? No, i primi proverbi si perdono nella notte dei tempi. Possiamo dire che per esempio ce n'è uno che ci è arrivato storpiato, ma grazie alla sua storpiatura ci rendiamo conto che è dell'epoca dell'impero francese. E dice? Ecco, è un proverbio un po' storpiato perché dice avei a bellezza dell'ase, a bellezza dell'ase, che poi il senso sarebbe la facile bellezza della gioventù che è transitoria come la gioventù. Però uno dice cosa c'entra l'ase, l'asino. È un storpiato dal francese, la beauté de l'âge, la bellezza dell'età. Quindi questo ce l'ho data con certezza. Gli altri, chissà. Se i proverbi sono la saggezza dei popoli, quanta saggezza i liguri, i chiavaresi o comunque il Tiguglio ha demandato ai proverbi? No, il Chiavari è presente in due proverbi e tutti e due i proverbi sono critici nei confronti dei chiavaresi. Uno riguarda l'avarizia, l'altro riguarda l'imbroglio commerciale. Quindi diciamo, anche noi soggiacciamo alla legge del campanilismo e quindi evidentemente questo ci dice che questi proverbi sono nati fuori Chiavari contro i chiavaresi. Riusciamo a datare l'avarizia rispetto alla frode commerciale? Cos'è nato prima, l'uovo o la gallina? No, diciamo che Chiavari è sempre stata, come dire, attenta e prudente nelle spese. Addirittura dal proverbio si desume che i chiavaresi sono più tirchi dei genovesi. E un po' di verità ci deve essere, se anch'io da bambino sentivo dire i seneici su impostra giuin, sono un po' spendaccioni, quindi probabilmente fotografa la situazione reale. Uno su tutti, un proverbio che le è piaciuto più degli altri, lo so che è una sua creatura e quindi li ama probabilmente tutti, ma uno? Prendiamo i due che hanno dato il nome ai due lunai, il primo quello che dice «Shushai shurbinu se peu», cioè che mette in evidenza come due cose contrastanti tra di loro non possono essere realizzate. Quello di quest'anno, ogni pesce o la assoeresca, vale a dire che anche le cose piacevoli nascondono sempre qualcosa di molesto. Governa tu del castello Mino Sanguinetti e ci siamo, 40 edizioni di Lunaio de Chiavari in tutte le case, lo sappiamo, il Lunaio è ambito, quindi anche quest'anno potremo avere nelle nostre case il frutto dell'impegno del castello.
Certamente, 40esima edizione, effettivamente questa longevità dimostra già il successo, la popolarità di questo calendario, diciamo lunaio, calendario lo diciamo per i foresti. E evidentemente la bellezza del lunaio è stata che, pur essendo legati al territorio di Chiavari, alla storia di Chiavari e quant'altro, in 40 anni abbiamo sempre trovato dei motivi interessantissimi. Dunque Chiavari, ogni anno che scopriamo sempre delle cose nuove, adesso siamo sul lungomare, come ha detto Cesare, e faremo anche la terza parte, perché adesso la seconda parte va da Piazza Ravenna a Piazza Milano. Ecco, il titolo del calendario di quest'anno: Nuche pesciu senza resca, non c'è pesce senza l'isca, possiamo dire senza qualcosa che non ti rimanga un po' fra i denti. Che anno è stato quello del castello? Ma è stato, vale, intanto abbiamo sempre portato a termine, mantenuto, come si dice, abbiamo tenuto il campo, cioè le nostre manifestazioni sono sempre state realizzate bene. Credo che ultimamente, ancora sabato, abbiamo avuto la premiazione delle illustrazioni, delle fotografie, delle tesi. Però insomma le difficoltà ci sono sempre, ma sono difficoltà dovute, primo è il sottoscritto che con gli anni comincia a perdere qualche colpo, e poi perché purtroppo c'è la burocrazia, le schede di sicurezza e quant'altro. Non è si più. Chiude col confego? Si chiuderà il 22 di dicembre col tradizionale confego, che direi modestamente che uno dei più, dopo Genova, quello del Tiguglio e quello appunto fatto a Chiavari, è uno dei più importanti, dei più e ora ho visto che stanno copiando tutti nel Tiguglio, anche altri comuni si adeguano al nostro confuoco, che tra l'altro noi, non vorrei sbagliare, ma deve essere la 33esima edizione.